Calabrese. Prego, consigliere, per 10 minuti ne ha facoltà. Grazie Presidente. È evidente che anche oggi assistiamo all'ennesima rappresentazione del nulla. Cioè, non si parla della norma che stiamo per andare a votare. C'è una evidente necessità da parte soprattutto del PD di far emergere uno scontro, in questo caso col 5 Stelle, perché questo, agli occhi della cittadinanza, secondo i loro calcoli, ovviamente ci accomuna a loro. Io invito tutti i colleghi di maggioranza a non cadere in questa trappola, rimaniamo sul contenuto, rimaniamo su quello che deve essere la risposta ai falsi che alcuni esponenti che governano il territorio, specialmente nel primo municipio, hanno propinato a dei cittadini ignari, perché un cittadino si fida dei propri esponenti che governano il territorio, e quando uno di questi gli dice che il 5 Stelle non fa, ha tolto le sanzioni, magari gli credono, ed è la cosa più importante a cui il cittadino crede. Un cittadino vede una bancarella che ha dei vestiti fuori, appesi, ovunque, e si dice che nella norma è consentito e che sono state tolte anche le sanzioni. Questo è il modo di rappresentare una norma dove all'interno c'è scritto esattamente il contrario da parte di chi sta governando il territorio del primo municipio. Io, ragazzi, avrei da dire vergogna, andiamo avanti, non cadiamo in questa trappola, gli è rimasto soltanto di rappresentare il falso, andiamo avanti per fare quello che ci è stato chiesto di fare. Grazie.